Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo unboxing. Sempre qui a Solo Chovokin e the boom unboxing, of course. Oggi andremo a fare un unboxing del GX75SP Mazin Kaiser, yeah, Special Edition, 20° anniversario. Già ne avevo parlato nell'episodio del Tamashii Nation 2021 e oggi finalmente andremo a toccarlo. Oh yeah! Eccolo! Comunque andiamo ad aprirlo e vediamo cosa ha combinato Mamma Bandai con il Kaiser. Il Mazin Kaiser! Partiamo con l'unboxing, andiamo ad aprire il pacco in verticale, andiamo ad aprire, bellissimo, andiamo nella confezione, confezione verticale e non orizzontale, e sembra più piccola, devo dire la verità, forse più spessa, però sicuramente più piccola. Vogliamo vederlo? Mazin Kaiser 20° anniversario versione GX75SP, bellissima. Qui la scritta ovviamente solo Chogokin al centro e non più all'angolo, e qui la classica frase di solo Chogokin, adulti con l'anima da bambino, e qui c'è il simbolo di Mazin Kaiser da serie televisiva, e qui Bandai Tamashii Nation. Devo dire, confezione molto bella, molto bella, appunto Mazin Kaiser con le spade. Vediamo a lato, vediamo sempre Mazin Kaiser con la Kaiser Blade lunghissima, e come abbiamo già parlato è più lunga della versione normale del Mazin Kaiser. Notiamo qua la confezione un po' piegata nella spedizione, purtroppo. Qui sempre con la Kaiser Blade, perché è la novità, diciamo una delle grosse novità di questo modello. Qui ancora con la Kaiser Blade, e in basso invece non con la Kaiser Blade, perché c'ha il simbolo ancora sul petto, quindi è una delle spade normali. Giriamo e dietro cosa vediamo? Vediamo innanzitutto, sì, è un po' piegato il box, purtroppo vi dico che ci servono due batterie per far suonare la base, andremo a mettere anche le batterie. Allora, qui appunto vediamo un modello in tutti gli angoli con attaccato Kaiser Scrander, oppure sul piedistallo del Kaiser Scrander, qui vediamo separato. Qui vediamo che vi danno un secondo Pilder. Io immagino che questo modello sia esattamente poi uguale al vecchio, solo con la colorazione e la spada molto più lunga. E vediamo qui 20%, lo dice qua, 20% più lunga la spada. Andiamo ad aprirlo. Lo apriamo però dall'alto e andiamo ad aprirlo. Aperto, box aperto, tiriamo fuori il modello, ecco qua, così è come esce dalla confezione. Mettiamo il box, mettiamo così, è sempre più o meno inquadrato, va bene. Allora, cosa abbiamo? Abbiamo il nostro robot, modello sempre bellissimo, con questi colori molto riflettenti anche dentro la confezione. Abbiamo le istruzioni, strano, è una edizione speciale, ma abbiamo le istruzioni con la copertina a colori, molto molto strana, piegate un po'. Comunque la prima cosa che andiamo a aprire, qui abbiamo la nuova piattaforma, nuova basetta, le stand up, sotto abbiamo la scritta bellissima Mazin Kaiser, proprio bella bella bella. Con i vari pugni, già vedo che questo colore è molto, non è nero, è molto grigio, è un grigetto. Comunque qua le ali, un set di ali, perché molto probabilmente è esattamente uguale al vecchio Mazin Kaiser, ha le set di ali fisse e un set di ali mobili, ok. Qui abbiamo, vedete, tutto quello che non c'è nella basetta
nell'altro modello sono qua. La seconda faccia è Kaiser Pilder, un involo per attaccare la testa, la spada più lunga, le varie parti da aggiungere per simulare le stazioni delle spade. E qui il modello. Ma partiamo dalle istruzioni. Andiamo a aprire subito le istruzioni. Abbiamo un po' di scotch nelle istruzioni, ovviamente. Andiamo a toglierla. Andiamo a vedere. Ecco qua. Purtroppo anche queste istruzioni sono un po' piegate. Modello appunto Mazda in casa del 2001. Bella la copertina. Andiamo ad aprire. Qui sono le istruzioni, se mi ricordo bene, esattamente come quelle vecchie, ma solo con scritto 20° anniversario, un po' di storia, la storia del design, la storia del modello, e questo è preso appunto, questo modello, con questi colori, preso dal OAV, che è della serie TV, appunto le varie spade. E qui c'è il contenuto del modello. Devo dire che a memoria mi ricorda molto il manuale vecchio, a parte ovviamente le batterie, che qua bisogna mettere le batterie per far partire le canzoncine che faremo partire dopo. Però devo dire che istruzioni molto semplici. Ecco, queste erano le istruzioni, purtroppo un po' piegate, succede così dal modello, è stato impacchettato un po' male. Partiamo dal robot, ovviamente andiamo ad aprirlo. Uno, due, qui non c'è, e mi pare, possiamo aprire così, ecco, apriamo così, preferisco. Togliamo, tata, ci sono anche dei graffetti qua nella confezione. Andiamo a togliere la confezione e devo dire, mamma mia, che modello, ma che bello, mamma mia, guardate, non so se si riesce a vedere bene i colori, guardate questo colore metallici, non c'è più il nero, è un nero cromato, bellissimo, bellissimo, non c'è da dire, niente, è proprio bello, molto molto bello, wow, proprio bellissimo, wow. Colori bellissimi questi colori. Allora, andiamo a togliere la plastica laterale, andiamo a vedere le articolazioni di questo modello. Allora, ho un gioco laterale, destra sinistra, il busto, rotazione, piegata avanti, piegata indietro. Qui abbiamo varie parti che si possono rimuovere, esattamente come il modello originale. Vediamo che naturalmente potremo togliere pure il missile centrale, il Cyclop Missile. Eccolo qua, le articolazioni, il modello è esattamente uguale al CX-75 di base, qui pungono le manine di plastica, modello molto pesante perché c'è tanto metallo, specialmente le gambe e i piedi, vediamo le articolazioni dei piedi, delle gambe, molto, ma questo colore è bellissimo, devo dire, ho anche davanti a me l'altro modello che andremo a comparare dopo, ma questo è molto più bello. Cromaticamente. Qui possiamo muovere anche le antenne, ricordiamo, la testa ha poco movimento perché ovviamente c'è questa grande parte posteriore, però modello bellissimo, devo dire, ripeto, se possiamo togliere varie parti per inserire le spade, per simulare l'estrazione della spada, e anche qua lateralmente si possono togliere, come vedete, le spalliere per rimuovere poi la spada, il manico della spada. Qualcosa di straordinario. Comunque, mettiamo il modello, lo stendiamo così lo possiamo vedere tutto il tempo. Togliamo la confezione, bellissimo. Ecco qua, possiamo appoggiare direttamente sul tavolo. Guardate che bello. Allora, abbiamo vari pugni per le varie posizioni. Direi che andiamo a aprire questo blister. Vedete qua come è stato piegato questo blister. Blister tutto, un modello nuovo, mai aperto. È già tutto ben piegato.
ecco qua, abbiamo il Kaiser Pilder, che devo dire che è lo stesso, esattamente lo stesso colore di quello precedente. E dopo ci diamo un'occhiata, facciamo un attimo una comparazione veloce. Comunque quello già aperto, già tagliato da inserire, ecco qua il nostro Mazinkaiser già inserito. Abbiamo ovviamente la seconda faccia con gli occhi spenti. Se vogliamo togliere il Pilder e rimuovere la faccia, qui bisogna proprio togliere la testa per rimuovere il volto. Bisogna togliere completamente la testa e tirare in basso per la testa il volto, togliere il volto e mettere il volto con gli occhi spenti. Vediamo che faccina piccolina, ecco qua gli occhi spenti del nostro Mazinkaiser. Mettiamo la testa, ecco qua con gli occhi spenti il nostro Mazinkaiser. Lasciamo così perché gli occhi spenti. La spada del nostro nuovo Mazinkaiser, che appunto si toglie il manico per fare la simulazione di estrazione della spada. Devo dire, spada lunghissima, si dice che è 20% più lunga rispetto al modello precedente. Già quell'altro era grande, devo dire che questa è più lunga del modello. Poi abbiamo le due spade, che le blade, che escono dalle spalle, anche queste molto belle, un po' più piccoline, diciamo. Vedete, qui abbiamo appunto i manici per simulare l'estrazione, che andremo anche quella a fare. Montiamo velocemente il nostro Kaiser Scrander. Ripeto, ci sono due settaggi per lo Scrander, uno con le ali fisse, e andiamo a vedere se sto inserendo la parte corretta, perché ho due fori diversi. Vediamo se ho messo quella corretta o quella sbagliata. Ecco qua, questo è quello corretto. E ripeto, qui molto rovinata un pochetto, il blade, l'ala è un po' grattata, non l'ho avuto con lo sconto però sto modello, comunque modello appunto comprato da un negozio che vende anche, che distribuisce anche in Europa, che è Game99, dove ormai compro sempre i modelli con ogni tanto con dei buoni risultati, come questo qua, nel senso me l'hanno spedito un tempo o altre volte un po' in ritardo. Comunque dateci un'occhiata al sito, non mi hanno regalato un cavolo però volevo menzionarlo. Allora, le ali sappiamo che sono immense, appunto abbiamo due settaggi, uno con le ali aperte fisse, e qui ovviamente possiamo rimuovere questa cosa qua, estrarla, ma sappiamo benissimo che è difficile. Infatti ci vorrebbe l'aggeggio estrattore che abbiamo trovato dentro al Getter Robot Go, l'unica cosa buona di quel modello. Ecco qua, vedete, possiamo estrarlo e inserirlo nel nostro robot. Il robot appunto in teoria ha due attaccature, infatti la seconda modo di attaccarlo è qui, però il modello può essere attaccato dietro al pannellino superiore qua. Vediamo se riesco ad aprirlo senza spaccarmi l'unghia. Senza spaccare l'unghia, si può rimuovere quella parte lì con, c'è anche una vite, vediamo una vite, e appunto si può mettere il Kaiser Scrander, così. Queste sono le ali, sono grandissime, queste le ali fisse, non possiamo ruotare, non possiamo fare nulla, molto bello. Ali fisse, direi di, ovviamente, cambiare il volto, ecco qua, ricordiamo che le antenne si possono rimuovere perché possono ruotare per fare l'arma frizzante, l'arma che può ghiacciare. Ecco qua, mettiamo anche il Pilder e magari inseriamo anche un pugno, e mi piace mettere anche una spada, ovviamente una spada più grande,
rimosso, inserita e attaccata. Ecco qua. Guardate quanto è bello, quanto è grande, quanto è alta. Questa spada è immensa. Immensa questa spada. Comunque, ecco, ripeto, ha due modi le ali. Andiamo a cambiare le ali e mettere quelle che possono essere ruotate, cioè la rotazione e la chiusura. Anche qui andiamo a vedere quali vanno, quale va a destra, quale va a sinistra. Penso che vado così. Ok, una, al contrario mi sembra, allora, che c'è il buco più grande da una parte e il buco più piccolo, ecco qua, altrimenti non potete inserire tutte e due le ali. Eccole qua, sono le ali. Allora, ripeto, sono grandi e ovviamente possono ruotare tutte e due, potete metterle un po' più in posa queste ali. Ecco qua, mi sono dimenticato di togliere una plastichetta. Queste appunto sono le ali che si possono posizionare esattamente come il GX75 di base, lo chiamo di base, il modello classico, quello con i colori normali. Ripeto, togliamo lo scrander, ripeto, può essere attaccato in due modi, questo era il primo modo, o il secondo modo può essere applicato qua in basso mediante una parte extra che è qua, questa base qua rossa, esattamente come il 75. Ecco qua, vedete, si attacca questo pezzo e questo ha due posizioni, più in basso o più in alto, ha due buchi. Ecco qua, messo così, se uno lo vuole mettere in posa di volo o in posizione con le ali un po' più basse, diciamo forse un po' più bilanciato così. Comunque, appunto, queste sono le due posizioni per le ali. A simulare adesso un'estrazione della spada centrale, diciamo, bisogna togliere questo e bisogna aggiungere in più pezzi, in più parti, aggiungere la parte extra senza la gemma, diciamo, rossa, aggiungere il manico della spada e posizionare al centro e mettere il modello che prende che appunto prende il manico, poi dopo estrarre e mettere questo dentro alla spada. Allora, questa era per l'estrazione della spada. Ovviamente questo va lasciato nel petto e vediamo che è senza gemma. Comunque, questo l'avevamo visto appunto nel video del GX75, se non l'avete visto ve lo consiglio molto perché a parer mio è uno dei miei video più belli. Comunque, non è proprio stabile, forse è sopra sotto, ecco così, sì, c'è la Z messa meglio, eccolo qua, molto più stabile. Poi ci sono le spade laterali che faccio vedere come si simula l'estrazione, come nel cartone. Allora, abbiamo detto, togliamo una spallina, vedete, togliamo il manico piccolino e mettiamo un manico, agganciamo, è il manico più lungo. Allora, questo è il passo numero 2, vedete che è più esterna, e poi ci mettete il pugno, in realtà estrae con i pugni una destra e una sinistra, però non ci riusciamo, vediamo un attimo se nelle istruzioni i piedi si muovono veramente tanto, un po' difficile farlo stare in piedi. Vediamo se vedete qua le estrazioni delle lame, delle blade. Volevo vedere se era possibile prenderle. No, mi dice solo come si fa. Comunque, una volta che avete
diciamo, estratto la spada, questo qua in realtà si toglie e qua rimane senza, e potete mettere la spada in mano. Stessa cosa, si toglie il penno posteriore e si attacca le due spadine. Le chiamiamo spadine in confronto a la Mega Kaiser Blade. Ecco qua, anche questa non è. Devo dire che è questo modello bellissimo, però è tutto molto poco stabile, poco incastro, cioè nel senso è incastro, ma non è che si incastra bene, anche i piedi si muovono molto, non ci sto mettendo tanta forza, eh? E si, guarda questo qua, guardate quanto balla questo qua, e ha qualche problema di stabilità. Adesso non so se è solo questo modello oppure tutti i modelli sono usciti un po' così, però ho notato che tutti quei modelli recenti che ho preso hanno un po' lo stesso problema, le articolazioni sono poco stabili, posto la spalla, le articolazioni poco stabili, vedete quanto balla. Vabbè, mettiamolo così possiamo vedere, continuare a vedere bene le parti che servono, e andiamo. Ripeto, ci sono altre mani che molto belle, molto belle. Devo dire, andiamo a vedere la basetta. La basetta, diciamo, cosa più bella in assoluto, la basetta a forma di roccia, però devo dire, la cosa più bella in assoluto è questa scritta. Cioè, potete immaginare quanto, cioè, potete vedere, però la scritta è bellissima, la scritta in giapponese, a me piace molto i caratteri giapponesi, i nomi scritti in giapponese mi sono sempre piaciuti. Abbiamo la vasetta, che ricordo tutta di plastica, adesso andremo a aprire e mettere le batterie, vedete qua si può accendere, e qua c'è un pulsante, e qui appunto possiamo attaccare il nome. Abbiamo la classica attaccatura dietro, trasparente come il Chroma Noir, anzi come tutti i cromatici, un po' trasparente, con le varie attaccature direttamente sul corpo o a tenaglia. A me piace molto la tenaglia, che mi dà più senso di sicurezza sul modello. Vediamo, ecco qua, dà più senso di sicurezza del modello. Ripeto, attacchiamo la basetta così, molto così, e il nome sulla basetta. Devo dire che fa molto scena, è molto bella. Ok, questa basetta così. Allora, adesso andremo ad aprire per mettere le pile. Allora, andiamo ad aprire. Giriamo, vediamo, ci va. Ecco qua. Cacciavitino. Andiamo a svitare la vite. E rimuovere. E ci vanno due batterie a 3. Per il prezzo a cui si vende, un paio di batterie forse potevano essere inserite, però ripeto, se ci sono le batterie, molte volte il prodotto non può essere spedito. Allora, rimettiamo le batterie e vediamo. La canzone. E si schiaccia ancora per fare il fade. Vediamo, riproviamo, ok? Speaker è qua.
c'è proprio tutta la canzone, eh? Ecco qua, c'è tutta la canzone, manca poco il pezzo iniziale, proviamo ancora, no, se si schiaccia, cioè il fade si può spegnere, e con l'interruttore dall'altra parte è spento, ok, allora, abbiamo provato anche il piedistallo, mettiamo il nostro Kaiser, con la tenaglia, perché ho già visto che il modello su queste rocce scivola. Mettiamo anche questo pezzettino qua, aggiunto appunto qua dietro, se ce la faccio, aggiungiamo un pezzo dietro e possiamo inserire anche le ali. Eccolo qua, mettiamoci ovviamente anche la spadona, perché è una delle cose più particolare di questo modello, e Bandai ci tiene tanto a dire che la spada è più lunga di prima, insomma, questo Mazin Kaiser ce l'ha proprio lunga la spada. Ecco qua, con lo spadone, oddio, con questi colori è bellissimo. Mettiamo un po' indietro, che adesso mettiamo a paragone velocemente, mettiamo l'altro Mazin Kaiser. Eccolo qua, con il super deforme Mazin Kaiser. No, andiamo a prendere l'altro Mazin Kaiser. Allora, ecco qua, i due Mazin Kaiser a confronto. Il nuovo sembra leggermente più alto, ma penso che sia solo la basetta poco più alta. Andiamo a vederlo da vicino. Il volto, colorazione molto simile, infatti vedete il build è lo stesso rosso fuoco, il giallo è un po' più dorato nel modello nuovo, mentre quello vecchio è più opaco, il giallo oro, vedete qua, più opaco, e vedete i neri, che non sono più neri, sono i classici grigi romantici di Bandai, il grigio, devo dire qua, silver grigio argentato, che è lo stesso. Vedete la basetta più bella, però più funzionale l'altra, perché ricordiamo che questa può essere aperta, e tutti gli oggetti che sono qua nella confezione, questi oggetti sono dentro alla basetta, e quindi come la seconda faccia, il builder, le manici delle spade, e tutte queste parti extra sono dentro alla basetta, invece qui non c'è modo, c'è solo il modo di far partire la musichetta. Ecco qua, sì, devo dire, modello molto bello, è un modello molto, molto alternativo rispetto a quello classico con il nero. Devo dire, a me piace molto questo modello qua, però mi dispiace per la basetta, poteva, in realtà qualcosa poteva essere inserito sotto, invece in questo caso bisogna prendere la confezione. La confezione è bella, mettiamo lateralmente, posteriormente, vabbè, ci sono le ali in mezzo, il modello è esattamente uguale anche posteriormente. Ripeto, modello bello entrambi, però ripeto, se avete già uno, non penso ci sia bisogno di comprare anche l'altro, poi se li collezionate tutti, come faccio io, li comprate tutte e due. Ecco qua,
e andiamo a parlare dei commenti finali per questo modello. Eccoci ai commenti finali per questo GX75 SP 20° anniversario Mazin Kaiser. Yeah! Che dire? Bellissimo! Non credevo si potesse fare un modello più bello del GX75. Infatti non è stato fatto, è stato solo ricolorato. Brava Bandai! Comunque, con questi colori cromati, devo dire che il modello è più bello di quello di base del GX75. Però sono rimasti tutti i difetti del modello precedente. Su tutti il missile centrale, il missile ciclopico, che appunto bisogna rimuovere questo pannellino davanti, molto precario, si rischia di perderlo. E la stessa cosa per il builder non è uno trasformabile, ma i classici due builder, uno in volo e uno già tagliato per la testa. Purtroppo le articolazioni le abbiamo viste, sono molto posabile questo modello, ma come vediamo molto loose, come abbiamo visto, mentre il modello precedente era più stabile. Comunque ripeto, questo è un problema che ho notato non solo in questo solo Chogokin, ma in altri modelli usciti recentemente da Bandai, incluso il GX70 SP Mazinga Z e il GX99 Getter Arc. Nuova basetta, vediamola qua, bellissima, a forma appunto di roccia, con la canzone Mazin Kaiser. Basta schiacciare il pulsante. E qua. E ovviamente batterie non incluse. Appunto è molto bella, con la scritta in giapponese Mazin Kaiser. Peccato che la basetta non possa contenere nessun oggetto extra. Ecco qua. E ovviamente batterie non incluse. Appunto è molto bella, con la scritta in giapponese Mazin Kaiser. Peccato che la basetta non possa contenere nessun oggetto extra come la basetta precedente. Ma parliamo della Kaiser Blade 20% più lunga. Una spadona! Così questo Mazin Kaiser può dire a questo Mazin Kaiser: il mio spadone è più lungo del tuo. Ecco. E devo dire che la spada del vecchio GX75 non era così piccola. Istruzioni a colori, anche se è una special edition, questo mi ha stupito. Ok, non è un Tamashi Web Edition, cioè non è una versione limitata. Forse è quello che fa trasformare le istruzioni in bianco e nero. L'edizione limitata. Comunque le istruzioni del GX75, chiamiamolo base, erano in bianco e nero con un libretto a colori, ma col contenuto diverso da questo Mazin Kaiser. La confezione verticale e non orizzontale è bellissima. Guardate che immagine, a parer mio molto più bella di quella del GX75 di base. Ripeto, verticale come altri modelli, per esempio i vari Full Action e anche i famosi GX01 R Tameshi Nation e il GX02 R Tameshi Nation. Ma lì avevamo un'immagine imbarazzante. Qui l'immagine è stupenda, guardate quanto è possente questo Mazin Kaiser. Wow! Ripeto, modello spettacolare, guardate che bello,
che può essere vostro al prezzo di 27.500 yen, 326 dollari neozelandesi, circa 200 euro. 5.000 yen in più rispetto al vecchio G75, circa 60 dollari, 36 euro in più. Praticamente quei soldi extra sono per pagare le royalty della canzone. Comunque per questo Mazin Kaiser è tutto, ma i Kaiser non sono finiti e infatti è stato annunciato l'uscita del GX102 Mazin Kaiser SKL per fine ottobre. Ovviamente già prenotato, perché c'è sempre il rischio di perderli questi modelli e poi sono Kaiser amari. Per oggi è tutto, grazie ancora a tutti quelli che mi seguono e ci vediamo al prossimo unboxing, sempre qui a Solo Chocokin and Zed.